Allora, ho rivisto i video durante il pranzo e sembra che sono venuti bene, pure troppo. Bisogna prenderci un attimo mano. Allora, adesso sono l'itinerario, il sentiero numero 9. A Monterosso, 1 ora e 20. Non so se lo faccio tutto, forse faccio solo un pezzo. Ieri avevo fatto quello azzurro e questo penso che è tutto in salita. Però cazzo, si inizia a vedere il mare. Speriamo che non mi viene un infarto. Bisogna andare piano. È che ho appena fatto pranzo e ho mangiato pure con porco. Cozze, frutti di mare, minestrone. Mi servirà per fare pratica questo itinerario. Mi sembra che il Cimbal è sempre su follow e correttamente allineato per la salita, anche se la GoPro non mi fa vedere più niente sul monitor. Ho analizzato tutte le opzioni e sembra che deve funzionare proprio così, non c'è modo, dopo un po' si spegne il video. Probabilmente i progettisti hanno immaginato che te devi per forza buttare sopra una bicicletta o su un paracadute e quindi poi o sullo skateboard e quindi non è, te ne frega più niente di vedere il video. Invece il turista idiota usa la GoPro per fare dei video fluidi mentre cammina. Tutto qua. E mi avrebbe fatto piacere, visto che ho pure 2 pile dietro di me, potrei anche averne una terza, di vedere quello che sto registrando. Allora, adesso ovviamente vi stacco e vi riattacco. Se non muoio prima, quando c'è qualcosa di interessante da vedere, perché sono un bel po' di chilometri. In salita, rimorte. GoPro, ferma video. Eccoci. La salita finiva quasi subito. Ecco. Qui finisce la salita. Ho girato molto in fretta, forse non ci è riuscito a fluidificare. Diventa in pianura. Oh mio Dio, già è tutta un'altra faccenda. Non rischio più l'infarto. Allora, vedete la vernice bianca e rossa? Vuol dire che non dovete andare qui. C'è pure una macchina, cazzo. Non è leggerissimo, il Removo, non so gli altri, ma il Removo ha uno zeppo con un telecomando che si attacca sopra,
che posso anche farvelo vedere, visto che è staccabile premendo semplicemente un punto, premendolo da una parte. Vediamo se lo vedete. Vedete, continua a funzionare perché ha un'alimentazione sua, si ricarica come se fosse esso stesso una pila, e questo lo potete tenere in mano. Serve semplicemente per girare. Una volta impostata la programmazione del Remove, per aggiustarvi la telecamera in una posizione che volete voi, da quel punto il sistema di motorini incomincia a tenervi la posizione. Può essere utile ad esempio reimpostarlo per riallinearlo se avete utilizzato un altro sistema. I sistemi sono tre: il lock vi blocca tutto, quindi qualsiasi spostamento fate con la mano rimane su quella posizione lì. È chiaro che se lo togliete da quell'orbita lui sbatte tutto a sinistra o a destra o in alto o in basso, e non funziona più. Lo spostate voi, però dovete proprio girarlo di 45 gradi. Poi c'è il pan che blocca gli assi sopra e sotto, quindi si aggiusta a sinistra e a destra, ma sopra e sotto no. E non so che cavolo serve, perché se spostate lo zeppo in alto o in basso si vede, si percepisce lo spostamento. Il migliore è il follow, perché ve lo aggiusta in tutti e quattro gli assi, quindi i motorini si attivano tutti e quattro, sopra, sotto, a destra e a sinistra. Quindi se io ad esempio sto spostando il fare su in alto adesso, lui piano piano va in alto; se lo abbasso in basso, lui piano piano va in basso, ma ci va lentamente. Se io lo faccio in fretta, lui rallenta. Lo stesso se vado a sinistra, lui piano piano va a sinistra; se vado a destra, piano piano va a destra. Se avessi messo il lock, la posizione bloccata, e facevo la stessa cosa, lui sposta drammaticamente tutta la telecamera per compensare il mio movimento e lasciarla in quella posizione iniziale. Il pan lo fa solo a sinistra e a destra e non in alto e in basso. Più semplice di quello che si può pensare. La migliore è la follow per uno che cammina, ma penso anche per gli altri usi. Non so che ci si fa con gli altri due. Sì, il lock se dovete riprendere qualcosa di fisso, insomma cerimonia di un matrimonio, dovete puntare sulla sposa. È brutto rispetto a quell'altro sto sentiero, è una strada sbrecciata. E ricominciava pure la salita, cazzo, e non si vede il mare. Tra un po' arrivato giù, tanto l'abbiamo visto un pezzo. Monte Rosso è quella più distante dalla Spezia delle Cinque Terre. Cinque Terre si intendono cinque città, cinque zone, cinque paesi. E l'ultimo, andando da sud a nord, è Monte Rosso, che è quello dove sto qua io. Dalla Spezia col treno è mezz'ora, quindi voi attraversate tutte e cinque le terre in mezz'ora con un treno regionale che fa tutti e cinque i fermi. E poi procede verso nord, alcuni treni tornano indietro. Qualcuno ha impilato dei sassi. Vedete, io adesso ho girato il zeppo molto in fretta, ma voi dovreste aver visto uno spostamento più fluido, perché i motorini hanno attutito e attenuato il mio spostamento brusco, e così qualsiasi altro mio spostamento che sto facendo, perché è uno sbocco di sangue, come piace a me però. Comunque, qui c'è un po' d'arietta, cazzo, 30 gradi per la cronaca, venerdì, ultimo venerdì di agosto. Sì, perché l'ultimo, il 31, dovrebbe essere giovedì. Una grotta. Eccolo. Si chiama Soviore ed è un... Quindi, se voi non vedevate sto coso, andavate lunghi. Guardando sto affare,
ricomincia il sentiero, quindi c'era un piccolo pezzo di strada sbracciata. Comincia. A vedersi qualcosa di interessante dall'alto. Adesso vi smorzo e vi ripesco tra un po'. GoPro, arresta video. Sarebbe stato un cazzo. GoPro, arresta.